Amici di GZ, oggi facciamo un salto in Germania. Un bel tagliere di salumi e formaggi, würstel fumanti e qualche birretta fresca faranno da cornice a questi golosissimi brezel. Manuel ai fornelli! Pronti? Via! Cominciamo dall'impasto. Dentro la farina unisco il lievito secco e il burro a temperatura ambiente. Monto il gancio e faccio partire la planetaria. Se volete farlo a mano, questo impasto va benissimo, eh? Posso aggiungere l'acqua a filo. Posso aggiungere il sale. Come avrai notato, la percentuale di sale nell'impasto è bassa, perché la irresistibile sapidità dei brezel la daranno i fiocchi di sale sulla loro superficie. Ora lascio lavorare la planetaria per altri 6-7 minuti, fino a che l'impasto sarà ben incordato. Ciotola pulita, impasto incordato, lo trasferisco sul piano da lavoro. Impasto bello liscio, formo prima un bel filone e poi divido in 5 parti l'impasto. Ora, ogni parte di impasto formiamo un cordoncino. È molto semplice, mani belle aperte sopra e si allunga cercando di ottenere un cordoncino più stretto all'estremità, così. Se dovesse ritirarsi troppo, fallo riposare un 2-3 minuti. Ok, vai, formiamo il primo. Diamo la forma del nodo lento e poi incrociando le due estremità, ripiegandole sul bordo. Primo brezel formato, lo adagio delicatamente su un vassoio con canovaccio leggermente infarinato. Ora li lascio lievitare 30 minuti a temperatura ambiente, dopodiché un'ora in frigorifero. L'acqua bolle verso il bicarbonato. Il bicarbonato donerà quella lucidità inconfondibile ai nostri brezel, che vanno lessati 30-40 secondi, non di più. 40 secondi sono passati, trasferisco direttamente su teglia con carta forno. Con l'aiuto di una lametta incidiamo la parte superiore, così si aprirà in cottura. Cospargo la superficie del brezel con fiocchi di sale. Il primo è pronto, vado avanti così con tutti gli altri. Pronti per infornare, 220 gradi modalità statica, e tra 20 minuti saranno prontissimi. Ragazzi, la festa può cominciare. Birretta fresca, salsa al formaggio, qualche etto di salume e le canzoni popolari bavaresi cantate a squarciagola. Preparate anche voi i brezel, fate una bella foto e taggateci su tutti i social. Viele Grüße von mir und Safran Gelb. Tschüss! Oh. Sehr gut. Buonissimo.